Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono sempre Yaya e scusate se sono esattamente vestita truccata come nell'altro video, ma ho tempo solo oggi di filmare, quindi sto cercando di filmare più possibile in modo tale da non rimanere vuota nella prossima settimana. Oggi voglio parlarvi di una cosa molto figa che ho fatto. Sto parlando di MAC. Questa scatola è super piena. Allora, cosa è successo? Per il mio compleanno, che è stato a gennaio, ho deciso di autoregalarmi i corsi MAC Academy, ok? C'erano tre possibilità di scelta: c'era il livello base, il livello intermedio e il livello avanzato. Io ho scelto di regalarmeli tutti e tre, per una cosa mia personale, ci tenevo, e sono super contenta di aver fatto questo corso perché mi si è aperto letteralmente un mondo. Cioè, sono super 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 contenta e soddisfatta. Se tornassi indietro lo rifarei. A parte aver imparato tantissime cose e ho imparato a non eccedere con i prodotti, ho imparato a prendere confidenza con i pennelli, fare un make-up senza avere il mascherone di calcestruzzo addosso. Nei giorni dei corsi avevamo il 30% su tutti, cioè su tutto quello che volevamo comprare. Quindi, cioè, nel giro di un mese credo di aver comprato, a parte i prodotti pro, il mondo, perché questa scatola pesa veramente un casino. Comunque, tornando, sono super contenta veramente di aver fatto questo corso e spero magari nei prossimi video di darvi qualche consiglio, cose che mi hanno insegnato. E una cosa però, io oggi non sono una makeup artist grazie a questi corsi. Questi corsi ti preparano a un'eventuale accademia che vuoi fare, oppure comunque iniziare un percorso base, diciamo, per avviarti a altre cose, insomma. Se magari siete interessati anche voi a fare il corso, cioè, prima cosa, nessuno mi ha detto di dirvi questa cosa, è una cosa che a me è piaciuta tantissimo, quindi ve la propongo. Non so se ci siano ancora questi corsi, però nel caso andate sul sito di MAC, andate in MAC Academy, se ci sono ancora i corsi, perché non in tutte le città fanno queste cose. Nati, vabbè, se sentite dei rumorini è il gatto che è curiosa nella busta. Vale a capirte. Comunque, andiamo subito a sbirciare cosa c'è qua dentro. Vi assicuro che è pesantissima e cercherò di andare il più veloce possibile. Qui c'è tutto il contenuto, cioè guardate quanto è alta. Direi che per un bel po' sarò a posto con i trucchi. Che dici? Però sai che fai? Hai il 30% di sconto su tutto. Cosa fai? Non compri? Non fai? Cioè, scusa, eh. Un'altra cosa che mi stavo dimenticando di dirvi è che allora, nei giorni dei corsi, che erano sabato e domenica, avevamo il 30%. In più, alla fine di ogni corso, quindi il base, l'intermedio e l'avanzato, ci hanno dato un buono sconto del 20% da utilizzare entro il mese. Però in realtà io quelli non li ho comunque utilizzati perché ne ho approfittato del 30% per prendere tutto. Allora, come prima cosa ho preso il mio Fix Plus, questo è quello base, diciamo, senza profumazione, senza niente. Questo credo sia il quarto che compro nella mia vita, è fantastico, penso che ormai tantissime conosciate questo prodotto, cioè idrata, va a settare il viso, va a uniformare comunque il fondotinta con le polveri, insomma, rende tutto molto più magico. Cosa fondamentale, può essere utilizzato sui pennelli bagnati per rendere gli ombretti, magari quelli shimmer, un po' più metallizzati, e l'effetto che fa è bellissimo. Una cosa che ho preso e che ho già utilizzato è la Hyper Real Glow, questa palettina di illuminanti, non voglio sparaflesciarvi in faccia con lo specchiettino, e questa, cioè, è una roba assurda. Poi ho preso la crema idratante, anche questa è la seconda che compro, è la Complete Comfort Cream, è la base che uso sempre per il trucco, cioè la crema che uso prima del primer. Ho preso, dopo tanti anni di acquisti da MAC, per la prima volta il Soft and Gentle, ok? Forse ero l'unica al mondo a non avere il Soft and Gentle, cioè è l'illuminante iconico di MAC. È super morbido, super soft al tatto, è qualcosa di bellissimo ed è super naturale. Poi ho preso tre pennelli magnifici, sono diventati assolutamente i miei must have. Questo è il 240S, è questo mega pennellone
che è una specie di passepartout, nel senso che comunque lo posso utilizzare per mettere l'illuminante, per fare un contour super super preciso, e ci sfumo anche il correttore che dopo ve lo faccio vedere. Volendo, volendo, se avete una palpebra alla Lady Gaga, un occhio super gigante, bellissimo, potete anche farci la sfumatura tipo qui in alto. Fai qualsiasi cosa con questo, anche qui l'illuminante sull'arco di Cupido, fa tantissime cose e me ne sono completamente innamorata. Altri due pennelli che ho voluto prendere, cioè con lo sconto 30, questo qui costa tantissimo e allora ne ho approfittato subito. Questo è il pennello da fondotinta ed è il 170 e questo è suo figlioletto, il 270S per il correttore appunto. Ha delle setole super 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 fitte, il fondotinta è veramente, viene applicato con una facilità assurda, assurda. Io di solito con i pennelli ci metto una vita perché sto lì a passare, passare, passare. Qui faccio leggermente così lo picchietto, faccio dei leggerissimi movimenti circolari e sono a posto. Questo qui è ottimo perché sembra grande, ma in realtà è perfetto. Perché ci dicevano alla Mac Academy che è stato prodotto simulando magari il polpastrello, ecco, insomma, così, e li ho già usati, sono mondiali, sono bellissimi. Poi abbiamo provato tutti i corsi, abbiamo usato il lip conditioner, anche questo è un prodotto super valido perché va applicato quando ti metti la crema idratante, per dire, e lo si tiene fino alla fine del make-up, magari con una velina si toglie via l'eccesso e si procede con il primer o con il rossetto, insomma, in base alle necessità che ognuno ha. Ed è meraviglioso, io che ho le labbra sempre secche, cioè lo uso anche così durante il giorno, è meraviglioso. Un altro must have in assoluto è il Fast Response, questo qui, praticamente un contorno occhi. Ma la sua funzione principale nel mio caso, anche oltre a parte essere fantastico perché è super sottile, il correttore dopo non mi va nelle pieghette e io di pieghette ne ho una marea, è super leggero. Però il trucchetto che ci hanno insegnato è quando si fa un eyeliner, magari sono diversi oppure la punta non è super sottile. Con un cotton fioc, con un pelo pelo di Fast Response, cioè vai a delineare bene bene l'eyeliner e ti fa, cioè non ti va a togliere nulla sotto, è perfetto perché si può usare anche come ritocco, insomma, per andare a correggere eventuali errori fatti con l'eyeliner. Poi un'altra cosa che ho preso è la Give Me Sun, la terra, il bronzer, scusatemi, anche questo. Io ce l'avevo nella colorazione sbagliata, ma non che me l'avessero data sbagliata, è che quando l'ho comprata l'estate scorsa ero super abbronzata e avevo preso la Dark Deepest, che adesso, cioè, è troppo nera per me, e questa è la colorazione perfetta per il mio incarnato. Anche questa è super setosa, super morbida, è meravigliosa. Anche quando non ho voglia di fare un contouring, cioè do una spennellata di Give Me Sun e sono a posto, mi fa proprio quell'effetto baciata dal sole, bello, carino, figo. Ciglia finte. Queste ciglia finte in realtà sono le ciglia che abbiamo utilizzato durante i corsi e ho ottenuto appunto le proprie scatoline e ho le ciglia finte bellissime. Adesso io non mi ricordo se ognuna è nel suo cofanetto esatto. Comunque sono numero 36, numero 3 e le numero 48. Io spero di averle messa ognuna nel suo, ma sicuramente avrò sbagliato qualcosa, quindi questi ci siamo tenuti dal corso. Poi ho preso la palette per il contour. Questa io la amo, infatti l'ho già senza scatola perché l'ho già aperta e usata, perché è super compatta, c'è tutto quello che mi serve per il mio contour, è meravigliosa. E eccola qui. Qui c'è uno specchio gigante, quindi avete anche uno specchio portatile e io normalmente uso di solito queste due tonalità per fare il mio contour e questa è quella media. Poi ho preso queste due palettine, queste qui sono le ultime che sono uscite e sono spettacolari, sono veramente belle. Con questa ci abbiamo, con la Nude Model, ci abbiamo realizzato un look appunto durante il corso. Ho detto ok, io finisco, vado giù e la vado a comprare ed è questa meraviglia qua.
È tutta sui toni comunque naturali, neutri, è veramente versatile. Bene o male ci si possono fare tantissime cose. Io sto utilizzando principalmente questi tre, perché appunto al corso abbiamo fatto un look utilizzando questi qui con dei glitter, quindi mi è piaciuto talmente tanto che per ben 2 volte ho fatto lo stesso look che abbiamo fatto lì. Magari ci farò anche un video così vi farò vedere. E queste qua, rapporto qualità-prezzo, sono tanta roba, sono tanta, tanta, tanta roba, sono veramente molto belle. Poi un'altra che ho voluto prendere è la Flamboyant, insomma, quella con i toni su più caldi, più rossicci, insomma. Questa qui invece non l'ho ancora usata, anche questa ha lo specchio gigante con tutti i nomi, e c'è questo colorino qui che mi fa impazzire. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Cioè, è qualcosa di assurdo. E andando avanti, anche queste le ho tolte dalla confezione, ho preso 2 matite occhi. Questa qui è la Coffee. La Teddy invece è più brillantinosa. Super morbide queste matite occhi. Non le ho ancora usate neanche queste. Però le ho viste in tantissimi tutorial, nei video di Mr. Daniel, lui usa sempre la Teddy, ho detto ok, anch'io adesso userò la Teddy. Poi, prima di andare ai rossetti, ai 50.000 rossetti, ho preso il mio fondotinta. Se avete visto il mio Get Ready With Me, vi parlavo del campioncino che mi aveva mandato, infatti mi sono trovata da Dio e sono andata a comprare appunto la mia colorazione esatta. Questo è lo Studio Fix Fluid L'N4.75, buongiorno, e il correttore che è l'NV25, lo Studio Fix, gli ultimi arrivati in casa MAC, eccolo qua. E anche l'altro colore che avevo è troppo scuro per me adesso, però magari per l'estate va bene. Cosa c'è qui? Ah, qui c'è l'eyeliner. Mi sono sbagliata, non è l'eyeliner, è la matita occhi JAR che io uso sopra e sotto la rima inferiore dell'occhio, e mi sono trovata con questa da Dio, veramente da Dio. Questa è la seconda che compro. E questa invece è la Spiked, la matita per le sopracciglia. Come vi ho detto in passato, io le ho tatuate, però sono passati un po' di anni, quindi iniziano un po' a schiarirsi, e quindi questa qui è il colore perfetto per me. Ah, beh, il pennellino per lo scovolino per pettinarle, e la matita è retraibile. Eccola qui, ed è come la mia amata NYX che sto finendo, ma questa qui è per me batte Anastasia Beverly Hills alla grande. Cos'è questa? Ah, ho preso la Cipria, la Mineralize nella colorazione Medium Golden. Anche questa per me con la pelle secca è perfetta perché è idratante e anche questa è super 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 morbida. Poi ho fatto una scorta allucinante di tutti gli ombretti singoli che sono usciti, cioè non so spiegare. Ah, l'ho detto. Fatto un delirio. Allora, andiamo a vederli velocemente. Questi sono della linea Shiny Pretty Shadow e sono assolutamente, vabbè, a parte che hanno il packaging tutto glitterato, è super carino. Non riuscirò mai ad aprirlo perché ho le unghie troppo lunghe. È nella colorazione Joy 2. Adesso cercherò di farvelo vedere al meglio. Ed è questo rosato. Ma perché non si vede? Eccolo qui. Questo qui invece fa parte della linea Extra Dimension Eye Shadow, questo nella colorazione Gold Metallic ed è, mamma mia, che roba che è. Poi c'è sempre della linea Shiny Pretty Shadow, questo nella colorazione Glitz Please, eccolo qui. Vabbè, faccio la pompetta per il fondotinta. Questo è invece Put You On Gold, un bronzo, un oro un po' più acceso rispetto all'altro. Eccolo qui. Questo qui invece è il P4 Pink.
Si chiama proprio così, Beautiful Pink. Ha dei riflessi che vanno dal rosa all'oro. E Dio santo, quanto è bello. Tipo qua io lo vedo oro, giro vedo rosa. Va bene, ok. Insomma, avete capito. Quello che mi ha più sconvolto, sempre dell'Extra Dimension Foil Eye Shadow, è questo nella colorazione Lunar Metal. Eccolo qua. Non rende. Cioè, non fate caso agli swatches perché non rendono assolutamente dalla fotocamera, ma è bellissimo, è veramente stupendo. Ok, andiamo avanti. Non so, magari vi state annoiando, ma sono tantissime cose. Questo è il Prep Prime Highlighter, che è questo pennino. Questo è nuovo perché sto finendo l'altro. Ed è della colorazione Bright Forecast. Questa è una manna dal cielo. Questo pennino è magico perché oltre ad illuminarmi è super leggero, veramente sottile, mi lascia proprio la pelle super liscia, super levigata. Va sfumato velocemente perché ossida, come vi dicevo nell'altro video, ma è qualcosa di stupendo. Se voglio avere delle sopracciglia super super definite, che cosa che non faccio mai perché non mi piace, però lo uso qua sopra nel caso volessi proprio una linea super definita, super strong, un po' come vanno ultimamente. E questa è veramente fantastica. Ah, eccolo, dicevo, questo è l'eyeliner che vi dicevo prima, è il Brush Black. Ha la punta super sottile ed è in setole, cosa che io adoro perché odio letteralmente gli eyeliner in feltro, mi danno fastidio, non riesco a applicarli, sono duri, sono rigidi, fanno proprio schifo. E siamo giunti al momento rossetti. Io per 20 anni non comprerò più un rossetto, cioè ne ho talmente tanti, cioè alcuni sono rossetti, alcuni sono i nuovi top coat. Vabbè, questo qui è il Topped with Brandy che io ho usato nel look con la palette, questa qui, la Nude Model, con i colori che vi ho detto prima. Cioè, questo colore non l'avrei mai detto, ma sono letteralmente pazza di lui, è bellissimo questo colore, è stupendo. È questo marroncino, ma non un marrone, non so spiegarvi neanche la colorazione che ha. Io non uso mai questi colori, cioè così, quindi mi è piaciuto tantissimo, tant'è che l'ho comprato. Poi ho preso questo qui, il Bling Thing Liquid Lip Top Coat. Il packaging che è bellissimo, bellissimo, guardate che meraviglia. Super mega galattico, lo adoro, lo adoro. Poi, non contenta, sempre della stessa linea, questa qui, la Bling Thing. Allora, questo è un colore che non so se userò, ma adoravo il packaging e adoravo il fatto di vederlo sulla mia postazione make-up. Quindi ho detto, è bellissimo! È proprio un colore Barbie. Se ti piace Barbie, è il tuo. No, vabbè. Eccolo qui. Ecco, i rossetti faccio meno fatica a farli vedere. È Dio santo, Dio santo. È meraviglioso. Poi, sempre. Io sono impazzita. Questo qui invece è della colorazione Sweet Glimpse, credo si pronunci. Questo è abbastanza facile da decifrare. Anche lui con il packaging super glitterato. Cioè, sulla pelle più salmone della telecamera sembra un rosa veramente intenso. Ok, con i MAG Glitter siamo a posto, guardate quanto sono belli. Cioè, finiamo con i rossetti ed i nuovi arrivati. Questo è lo Smoking Almond, questo colore nocciola scuro. Questo è Reverence. Questo è un nude super cremoso e fa parte della nuova collezione, infatti hanno anche il packaging opaco, cioè guardate la differenza tra i due packaging, sono bellissimi. Ed è questo qui, eccolo qua. Poi c'è Ripened, questo è Ripened, non ci fate caso alla mia manina.
questo qui che è l'edizione limitata della Magica Matita Soar, che è la mia preferita in assoluto al mondo. Ne ho due. No, ne sto usando una, ma ne ho comprate altre due perché ho paura di rimanere senza. Vedete come sono messa? Eccolo qua. Rispetto alla matita è un pelo più scuro, ma è stupendo. Questo qui invece è Act Natural, che è un più nude di questo non si può. Non si può, ve lo faccio vedere, lo metto qua. Eccolo. Eccolo qui. Poi c'è Salt Remove, anche lui è un nude se non mi ricordo male. Questo qui. Ragazzi, io ci provo a farveli vedere bene, ma cioè, non ce la posso fare con le luci. Un altro super carino che ho preso, questo lo so pronunciare bene perché si chiama Oh Yes Baby. Eccolo qui, che ha dei riflessi, non si vedrà mai, ma ha dei riflessi rosati. Cioè, si vede super poco perché è super leggero, non è. C'è un effetto stranissimo dall'oro all'oro rosa. È molto, molto, molto delicato questo rosato qua. So che non ci avete capito una mazza, quello che ho detto, non l'ho capito neanche io. Ah, con i nuovi rossetti ti regalavano anche questi appendini. Vi faccio vedere che faccio prima, se posso fare. Sono questi qui che vanno applicati al cellulare. L'uso è così, ma lui si apre ed è comodissimo perché il telefono non fa male. Io che ho il Plus è pesantissimo sul telefono, con questo qui è la vita. È assolutamente la vita, quindi grazie mille per i regalini. Quindi niente, grazie mille, scusate se sono stata veloce, non sono riuscita a spiegarvi bene i colori, cosa che non so fare ovviamente, ma anche le luci non mi accompagnano. Io spero che vi abbia fatto poco compagnia. Grazie per aver guardato il video, ci vediamo presto, sempre qua. Io sono qua e vi aspetto. Un bacio grande. Ah, aspetta! Una cosa importante, ho dimenticato di dirvi. Iscrivetevi al canale, ovviamente, no? Che cavolo voglio dire, se no qua che parlo da sola. Niente, dai. Grazie mille, ci vediamo presto. Ciao.